il tema del taglio ai costi della politica, avanzando la proposta, se vi ricordate il video match su Sky, di tagliare i vitalizi e i rimborsi e congelare le indennità di fine mandato dei consiglieri indagati e loro uscenti. Subito dopo, a gennaio del 2015, abbiamo presentato un progetto di legge, norme per l'eliminazione dei privilegi e l'abolizione definitiva dei vitalizi. In questa proposta di legge chiedevamo di rideterminare l'indennità di carica a 5.000 euro lordi, cosa che poi fu assunta dalla legge 1 del 2015, l'abolizione delle indennità aggiuntive, questa non è stata approvata, l'abolizione dell'indennità di fine mandato, questo fu approvato, e un intervento sui vitalizi. La prima proposta che avevamo fatto era quella di restituire quanto versato dagli ex consiglieri e chiudere definitivamente l'epoca dei vitalizi in Regione Emilia-Romagna. Chiedevamo anche l'abolizione delle spese di funzionamento dei gruppi consigliari. Qual era anche questo ottenuto poi successivamente nella legge 1. Qual era l'intento di queste proposte? Era quello di dare un segnale forte della volontà della politica regionale di gravare sempre meno nell'esercizio delle proprie funzioni sulla collettività e, facendo questo, di restituire credibilità e fiducia al nostro lavoro, dimostrando ai cittadini che la politica è possibile come servizio e non come un mestiere. Quindi riaffermare il principio che la politica è fatta di ideali e di servizio alla comunità, una sorta di servizio civile che giustamente deve essere retribuito, ma non deve dare aspettative reddituali sopraelevate e che quindi la candidatura di incarichi elettivi non è mossa da valutazioni economiche o il fatto di rimanerci per tanto tempo non si è mossa da valutazioni economiche, ma dalla volontà di esercitare una funzione pubblica per il bene della comunità. Per quanto riguarda i vitalizi, però, purtroppo la maggioranza e anche parte dell'opposizione all'epoca non condivisero la nostra proposta e quindi i vitalizi non entrarono a far parte della discussione della legge 1 del 2015, che appunto fu approvata senza quell'intervento. Interventi, fra l'altro, sui quali, come avete ben visto, poi negli anni successivi, non nei mesi, eravamo e siamo stati disposti a discutere nel merito. Infatti poi la nostra attività non è finita qui, siamo ritornati alla carica in occasione del bilancio di previsione. Siccome sapevamo che la nostra proposta non era accettabile, abbiamo creato altre possibilità di discussione. In particolare, uno dei primi elementi che abbiamo posto fin da subito era quello di elevare l'età anagrafica per beneficiare dell'erogazione dell'assegno vitalizio a 66 anni o ormai a 67, come avviene per tutti i lavoratori. All'epoca questa proposta fu bocciata. Proponemmo un contributo di solidarietà, all'epoca c'erano le prese di posizione del presidente dell'INPS Tito Boeri, che proponeva appunto di introdurre un contributo di solidarietà alle pensioni troppo alte. Anche questa proposta fu bocciata. In sede di assestamento di bilancio facemmo rilevare, e ho piacere che la consigliera Rontini l'abbia citato, il fatto che con una legge finanziaria nel 2006 fu introdotta una norma che congelava l'importo del vitalizio, visto che l'importo del vitalizio era legato all'indennità dei consiglieri in carica, visto che l'indennità dei consiglieri in carica stava calando, qualcuno ebbe la furbizia e la prontezza di congelarlo di modo che il vitalizio non calasse più. Qualcuno poi, con una delibera successiva dell'ufficio di presidenza, di questo poi ne parleremo, ebbe anche la brillante idea di aumentarlo, secondo noi illegittimamente, di più di un 2%. Bene, anche quella volta la nostra proposta fu bocciata. A quel punto, visto che le proposte che avevamo fatto cominciavano a essere tante, proponemmo una proposta di legge organica per riformare e rideterminare i vitalizi ed eravamo a dicembre del 2015. Contestualmente, ovviamente, sempre per marcare uno spazio che il PD vede occupato da un movimento che è troppo populista, il PD propose un ordine del giorno in cui diceva che entro 6 mesi avrebbe fatto qualcosa. Noi restiamo dell'idea che
i vitalizi, e questo proponevamo nel nostro progetto di legge, debbono essere rivalutati con lo stesso coefficiente delle pensioni di tutti gli altri lavoratori e che l'età vada innalzata. Sull'età minima vediamo che questo progetto di legge finalmente arriva dove volevamo arrivare, anche se poi introduce una parte sulla quale noi non siamo assolutamente d'accordo, che è il cosiddetto scalone, e mi permetto di spiegarlo in maniera più esaustiva, perché la relatrice di maggioranza, secondo me, su questo non è stata del tutto chiara, perché i consiglieri che sono nati fra il 57 e il 63 non è che avranno una riduzione del 3% del loro vitalizio, l'avranno se vogliono anticipare l'erogazione del vitalizio, ma il vitalizio ai consiglieri nati nell'anno 57 sarà maturato a 61 anni, per quelli del 58 sarà maturato a 62 anni, del 59 a 63 e così via, una sorta di scalone che però ai cittadini normali non è permesso, se non con un artificio che sta apparendo in questi giorni e sul quale poi noi abbiamo fatto una proposta, che è l'APE, quindi l'anticipo pensionistico volontario. Quindi, cosa è successo quindi dalla nostra prima proposta? Faccio un po' il pignolo. Sono passati 843 giorni dalla nostra prima proposta di legge, sono passati 500 giorni dalla nostra proposta di legge organica sui vitalizi e dal vostro ordine del giorno, e fra un po' è passato un anno dalla promessa che avevate fatto voi di portare in aula entro 6 mesi quella legge. Perché faccio il pignolo? Perché da allora, rinviando continuamente la discussione, una discussione che oggi porta alla fine ad approvare buona parte delle proposte che avevamo già fatto, sono maturati, sono stati erogati 12 nuovi assegni vitalizi, cioè che da gennaio 2015 ad oggi abbiamo cominciato ad erogare ulteriori 12 assegni vitalizi che ci costano circa 400.000 euro all'anno, cioè che per 5 anni, più o meno quello che succederebbe se aumentiamo l'età per percepire il vitalizio, sono circa 2 milioni, un po' meno poi, perché in realtà, anche a me piace essere preciso, alcuni di questi sono stati sospesi. 2 milioni che potevano essere già destinati al microcredito. Noi di questo ritardo oggi vi accusiamo, perché arrivare oggi con una proposta che alla fine è la somma delle proposte già fatte nel corso di questi 2 anni e mezzo, secondo noi non è cosa buona. E non perché noi siamo i cattivi populisti, no? Ci avete detto che noi vogliamo lo scalpo degli ex consiglieri. No, noi non vogliamo nessuno scalpo. Però riconosciamo, e questo mi sembra che lo state riconoscendo anche voi, che in questa epoca di vacche magre per le casse della Regione è auspicabile ed è possibile, questo lo dice la Consulta, la possibilità di un intervento legislativo che per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica riduca in maniera definitiva, dice la Consulta, un trattamento pensionistico in precedenza previsto, considerato che esiste un limite alle risorse disponibili. E qui effettivamente, se ci leggiamo il report ben fatto, e anch'io qui ringrazio gli uffici, anche perché buona parte di questo report in realtà nasce da un accesso agli atti che noi facciamo del 2015, in cui effettivamente mi sentivo un po' imbarazzato per chiedere un certo lavoro agli uffici, che poi in realtà è risultato utile, perché noi chiedemmo appunto di ricostruire l'andamento dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali, chiedemmo di fare un calcolo di quanti contributi avevano versato i consiglieri regionali e di quanto a quanto aumentasse nel futuro la spesa. E già allora, infatti, quando presentammo il nostro progetto di legge, fummo in grado di dire, come poi ci è stato riportato in commissione, che di qui alla fine dei vitalizi dovremo spendere 100 milioni di euro. Sicuramente quindi una cifra importante che va a intaccare le casse della Regione. Ma in quest'epoca di vacche magre è anche epoca di disaffezione alla politica, se non di vera e propria rabbia verso la classe politica. Rabbia che io mi ricordo, quando facevamo i banchetti per la campagna elettorale, di aver registrato, e quindi mi sono fatto portatore in questi anni con tutte le proposte di quella rabbia e di quell'indignazione. Perché? E come si supera questa rabbia? Si supera rimuovendo le palesi ingiustizie e i privilegi che nel tempo si sono accumulati. Anche qui riconosco alla consigliera Rontini di aver dato atto che stiamo parlando di privilegi,
che nel tempo si sono accumulati a favore di chi doveva operare per il bene della comunità, ma che a volte ha pensato, oltre al bene della comunità, di garantire anche il proprio vantaggio, riferimento a quella norma introdotta nella finanziaria regionale del 2006. E questi vantaggi che provocano giustamente sdegno nei cittadini. Com'è possibile, ad esempio, che la riforma Fornero abbia colpito e colpito duro innalzando l'età pensionabile da un giorno all'altro e invece chi ha avuto l'onore di servire, se poi l'ha fatto con disciplina e onore, hanno giudicato, giudicheranno i posteri, chi ha servito in politica e invece ha l'indebito privilegio di percepire il vitalizio a 60 anni. E su questo, bene, finalmente interveniamo. Ma com'è possibile che il cittadino normale, a fronte di un montante contributivo di 60.000 euro, gli venga riconosciuta una pensione di qualche centinaio di euro al mese, e invece chi ha fatto il consigliere ne percepirà 1.700? Com'è possibile che i 35 consiglieri che devono ancora, che dovranno percepire il vitalizio, che lo stanno cominciando a percepire, hanno versato circa 3,3 milioni di euro e ne percepiranno 27? Com'è possibile che qualcuno possa accumulare il vitalizio parlamentare, il vitalizio europeo e il vitalizio da consigliere regionale? Ebbene, che anche qui finalmente interveniamo. Ricordo per quanto riguarda l'entità dei versamenti che c'è un consigliere, il consigliere Paruolo, col quale oggi ho avuto già modo di discutere, che in campagna elettorale faceva tanto il grillino, dicendo proprio che era un'ingiustizia e che andava rimossa questa ingiustizia il fatto che chi aveva versato circa 60.000 euro di contributi ne percepisse 480.000 euro nel corso poi della sua vita utile da pensionato. Onore al merito al consigliere Paruolo che ha rinunciato e quindi bene. Però questi argomenti in campagna elettorale poi vanno riportati in quest'Aula e vanno attualizzati. Per quanto riguarda i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte ha escluso che si debba per forza cristallizzare la normativa e che c'è possibilità di intervenire con scelte discrezionali purché ciò non avvenga in modo irrazionale. Ecco, di solito noi siamo gli irrazionali e i populisti e voi invece siete i razionali e democratici. Bene, allora, la presente proposta di legge prevede non solo l'introduzione di un sistema previdenziale identico a quello vigente per i lavoratori dipendenti, ma anche la sua estensione a tutti gli eletti, compresi coloro che attualmente beneficiano dell'assegno vitalizio, in modo da abolire definitivamente i trattamenti in essere basati ancora sull'iniquo sistema degli assegni vitalizi. Questo non è il consigliere regionale Bertani, ma è l'ex consigliere regionale Richetti, che in Parlamento, mentre qua in Regione, nella legislatura scorsa, queste cose non le faceva passare, in Parlamento, e io sono contento l'abbia fatto, la propone. Bene, allora, se è razionale quello che propone Richetti in Parlamento, io penso che sia razionale anche quello che propone il Movimento 5 Stelle in Regione Emilia-Romagna, cioè di passare finalmente al sistema contributivo. Non vogliamo scalpi, ma vogliamo equità di trattamento, perché chi rappresenta i cittadini deve essere di esempio. Non so, Presidente, se ho ancora qualche minuto, e se ce l'ho proseguo. Per quanto riguarda... A 6 minuti. Grazie. Per quanto riguarda l'articolato, bene, articolo 1,1, condividiamo l'innalzamento dell'età. È una nostra proposta storica e su questa non potremmo essere che d'accordo. Non siamo d'accordo assolutamente sul cosiddetto scalone. Ad oggi ai cittadini viene proposto l'APE volontario o anche chi è in difficoltà l'APE social, fra poco escono i decreti. Noi chiediamo che su questo si utilizzi lo stesso metodo che viene utilizzato per tutti i cittadini che hanno diritto anche loro al legittimo affidamento ma che a loro non viene riconosciuto. Ovviamente riproponiamo il calcolo contributivo per i vitalizi, proprio perché non si può accettare che versando 60 si incassi 480. Sappiamo, temo che questo emendamento non avrà fortuna, però perlomeno allora sul contributo di solidarietà chiediamo coerenza al PD e chiediamo di
mettere un contributo di solidarietà che sia quello che lo stesso PD ha votato già nel 2014, almeno la Regione della Lombardia nel 2014 lo fece, con le stesse entità di contributi, che sono leggermente più alte, proprio perché quel documento della conferenza delle regioni indicava criteri minimi, non diceva fate la fotocopia e applicatelo. Quindi in Lombardia lo stesso PD votò a favore di contributi di solidarietà un po' più consistenti di quelli che voi oggi ci proponete. Chiediamo di ampliare l'esclusione dall'erogazione del vitalizio anche chi patteggia, perché mentre oggi noi escludiamo dall'erogazione del vitalizio da chi è condannato in maniera definitiva, ma chi patteggia potrebbe, come è successo al consigliere Galani in Regione Veneto, e ho già dato, ho già spiegato in commissione questo caso, perché chi patteggia semplicemente potrebbe non avere l'esclusione dei pubblici uffici per i 2 anni e quindi rimarrebbe escluso dal fatto dell'esclusione del vitalizio. Noi non vogliamo che ci sia qualcuno che andasse eventualmente a patteggiare eventuali condanne e percepire che l'ufficio di presidenza si trovi nell'imbarazzo, come è successo in Veneto, di dover erogare un vitalizio a chi invece ha subito una condanna, ma purtroppo non può essere sospeso proprio perché ha patteggiato. Chiediamo, e vedo un emendamento del PD che anche qui ci segue, ma io sono contento che voi ci seguiate su questo, la reintroduzione della trasparenza su chi percepisce i vitalizi, perché ad oggi, nel 2015, dopo che abbiamo cominciato a sollevare di nuovo, a scaldare il tema sui vitalizi, è scomparso dal sito della Regione, mentre prima c'era, l'elenco dei percettori dei vitalizi. È importante che si sappia chi li percepisce, come tutte le erogazioni della Regione Emilia-Romagna vengono segnalate, non capiamo perché questo di no. Con gli altri emendamenti, infine, andiamo a revocare quegli interventi ingiusti che sono stati fatti appunto per congelare il vitalizio. E anche qui poi un emendamento che serve all'ufficio di presidenza per toglierlo dall'imbarazzo, poi lo spiegherò meglio, nel caso poi si ritrovino dei profili di illegittimità su una delibera dell'ufficio di presidenza, guarda caso anche qui torna il nome di Richetti, che aumentò del 2,08% il vitalizio in maniera, secondo noi, alquanto discutibile. Grazie.